succede al Senato, dove... Ah, tu vuoi dire c'è qualche problemino politico? No, l'onorevole Cicchetto si è seduto dicendo ognuno ha i guai suoi e noi abbiamo capito e abbiamo solidarizzato. Però con... non c'entra assolutamente con questa cosa qui. Lei dice che questi sono movimenti, il capogruppo del nuovo centrodestra che si c'è una discussione politica su questo, non ha nessuna ricaduta. Però forse non ci sono i numeri poi sufficienti per affrontare votazioni a rischio? Ma questo, non attiene a... Lei mi ha fatto la domanda sul disegno di legge, sull'articolo 163 bis su questo non c'è nessuna ricaduta politica derivante dai dissensi interni anche al nuovo centrodestra sulla vicenda politica generale. Okay. Non c'entra con questo. Quindi maggioranza solida, forse, numeri che ci sono, quella è solo una questione tecnica, però intanto nel nuovo centrodestra è scoppiato il finimondo perché si è dimesso il capogruppo al Senato. Schifani, che ha detto: signori, io non mi riconosco nel vostro progetto politico. Sì, voglio dire, se leggiamo i giornali, tutti i giorni ci stanno problemi nel nuovo centrodestra, nel PD. Sì, però insomma le dimissioni di un capogruppo non sono proprio una cosina da niente. Sono un problema che riguarda però proprio la prospettiva politica, voglio dire. Forse cioè, anche più grosso della legge di sulla tortura. Alcuni di noi, fra cui il sottoscritto, reputa che l'area di centro che sostiene l'attuale governo dovrebbe aggregarsi insieme ed essere distinta dal PD, ma distante anche dal centrodestra, fino a quando nel centrodestra pesano così componenti, chiamiamole così, lepeniste e populiste, e c'è chi invece reputa, e credo che le dimissioni del senatore Schifani rientrino in questa cosa, reputa che approvata la riforma costituzionale si apre un'altra fase, che bisogna ritornare a ricomporre il centrodestra. Senta, proprio quindi Schifani, questo è quindi oggi... non c'entra niente la cosa della violenza, è una discussione era che riguarda la politica. Era insomma una mia malizia. Oggi lei Schifani è troppo maliziosa. Oggi Schifani sul Corriere della Sera ha la domanda, proprio lei dice qualche deriva lepenista con la quale è impossibile fare alleanze, però la domanda che lui gli viene dice posta, esattamente l'opposto di quello che dico io, lo dice, so benissimo. Crede sia possibile trovare una sintesi anche con la Lega di Matteo Salvini? Dice: certo. Dire che un'alleanza con la Lega è impossibile significa avere una visione di breve periodo. Però Cicchitto, scusami se posso, voi ci siete stati alleati con la Lega? Ci siamo stati alleati con la Lega, che era una Lega diversa da quella attuale, perché la Lega di Bossi e così via casomai poneva problemi che attinevano al Nord, a un'accentuazione estrema di tutte le tematiche che favorivano il Nord al limite della secessione, ma quella Lega lì non ha mai posto il problema dell'uscita dall'euro e non ha mai cavalcato nel modo con cui la stanno cavalcando adesso tutta una tematica che rischia di avere una coloritura razzista. Non aveva confini a destra. Aggiungo un altro dato, maggioranza di che allora Forza Italia e la stessa leadership di Berlusconi aveva un peso e un'influenza politica che attualmente non c'è, perché Forza Italia e la Lega grosso modo numericamente oramai si equivalgono intorno al 10% e la leadership di Berlusconi non ha più il peso che aveva in quegli anni, quindi parliamo di due quadri diversi. Completamente diversi.